E rieccomi qui a grande richiesta stavolta per andarvi a spiegare un particolarissimo trucco. Sto parlando dell'effetto vertigo o effetto push-pull, che è stato reso celebre dal noto regista Alfred Hitchcock e da cui appunto il termine vertigo, nella donna che visse due volte, un suo film che è stato tradotto così nel titolo italiano, ma in realtà si chiama Vertigo. Sarebbe un'alterazione della prospettiva in fase di ripresa utilizzando due movimenti di camera opposti. Da una parte la videocamera o telecamera o macchina da presa, dipende da cosa state usando, si avvicina al soggetto inquadrato proprio muovendosi verso di lui. Dall'altra parte, al contrario, lo zoom, quindi l'ottica, fa il movimento opposto, quindi se la telecamera si sta muovendo verso il soggetto inquadrato, al contrario lo zoom si allontanerà. Ma si può fare anche in senso opposto, quindi se la telecamera si sta allontanando, materialmente muovendosi all'indietro rispetto al soggetto inquadrato, allora lo zoom si avvicinerà. Da qui anche il nome effetto push-pull. Questo è particolarmente suggestivo perché appunto si crea un'aberrazione della prospettiva che nella realtà non può esistere, poiché anche se ci stiamo avvicinando o allontanando dal soggetto inquadrato, sarà lo sfondo del soggetto a muoversi e lui rimarrà fermo sempre più o meno della stessa grandezza. Ora dico lui come se fosse per forza una persona, ma questo si applica ovviamente a qualsiasi soggetto inquadrato, che sia un oggetto, un animale, una persona, una casa, un monumento, quello che volete voi. Ora, a livello pratico, fare questo quando si ha una telecamera su magari i binari per la carrellata a livello professionale cinematografico è tra virgolette abbastanza scontato e semplice come meccanismo. Dico tra virgolette perché non è cosa comune avere questo tipo di struttura alle spalle, quindi questo tipo di mezzi. Allora io mi concentrerei un attimo su come si può fare questa cosa se stiamo facendo una ripresa con un drone che non ha la funzione di zoom, perché la maggior parte dei droni, anche se hanno videocamere di eccezionale qualità, non hanno ancora, almeno per il momento, la funzione di zoom. Non è un problema. L'importante è avere un programma per fare post-produzione, quindi un programma di montaggio video, che consenta di modificare la grandezza dell'inquadratura, così come ho fatto io con Final Cut Pro. Quindi, se avete proprio Final Cut Pro, meglio. Se avete altri programmi, come per esempio Adobe Premiere, non vi sarà tanto difficile trovare queste stesse funzioni e quindi fare un parallelo tra quello che vi sto mostrando adesso e il vostro programma di post-produzione. Ma passiamo ora alla parte pratica e quindi vediamo come ho fatto. Allora, qui vedete innanzitutto un esempio con l'effetto già realizzato, questa sezione di clip che io ho ricolorato di giallo. La vediamo avanti e indietro. E adesso vediamo come è stata creata riproducendo questi stessi effetti. E facciamo quindi un reset degli effetti dati alla clip, qui al lato destro nell'inspector, in modo tale che rimanga semplicemente la clip con le sue caratteristiche default di un drone in allontanamento dal soggetto ritratto, quindi in questo caso la villa di Villa Panfili. Ma quello che noi dobbiamo riprodurre è, in contemporanea all'allontanamento, anche un avvicinamento nell'immagine, così come farebbe una carrellata ottica o uno zoom in un movimento contrario alla carrellata all'indietro fisica. Per fare questo dobbiamo andare a modificare gradualmente i parametri della clip alla voce scale e anche alla voce position se occorre, ma per far sì che si modifichino gradualmente occorre usare i keyframe, i fotogrammi chiave, per dire la clip arrivata a questo punto dovrei essere di questa grandezza, mentre inizialmente dovrai essere di quest'altra grandezza. O i primissimi fotogrammi della clip, ci fermiamo con la barra verticale su di essi e andiamo a premere accanto ai valori della clip, i valori di grandezza, quindi scale, il piccolo rombo per assegnare a quel valore, il valore di grandezza della clip, un fotogramma chiave. La bloccherà quindi ai suoi parametri originali, naturali, il 100% di grandezza. Stessa cosa facciamo per la posizione della clip. Siccome vogliamo memorizzare quella che è la posizione naturale originale della clip, andiamo a mettere un keyframe anche su position. A questo punto dobbiamo poi spostare la nostra barra verticale o playhead della timeline nel punto finale della clip, cioè il punto di arrivo, quello in cui noi vogliamo che la modifica raggiunga il suo punto definitivo. Quindi se nella ripresa originaria il drone si sta allontanando, è chiaro che per creare l'effetto contrario
meglio, nella zoomata noi dobbiamo creare un effetto di avvicinamento e quindi un ingrandimento di ciò che il drone sta inquadrando. Di conseguenza il valore di scale aumenterà, poiché scale appunto sono le dimensioni di questa inquadratura. Dopo esserci spostati con la barra verticale sulla fine della clip, andiamo a cambiare, ad aumentare il valore di scale. In automatico verrà quindi generato in quel punto un nuovo keyframe. Dopodiché dobbiamo controllare se non sia il caso anche di spostare la posizione della clip, poiché a volte con un ingrandimento viene anche decentrato il soggetto ritratto nell'inquadratura, e questo magari può non essere funzionale a un effetto credibile di push pull. Quindi se ci occorre anche modificare per far ritornare centrale ad esempio il soggetto, andremo a premere su il quadratino per eseguire la trasformazione, il cambiamento di posizione, andremo a trascinare l'inquadratura per ricentrarla meglio e a quel punto verrà automaticamente generato un altro keyframe alla voce position. In questo modo la clip assumerà un comportamento che verrà modificato gradualmente nel tempo, nei secondi di durata della clip stessa, e quindi verrà generato un movimento, una trasformazione graduale che nella realtà della ripresa naturale non c'è. È come se si facesse uno zoom anche quando questo in realtà non è stato fatto. È chiaro che questo può essere valido e credibile nel caso in cui si siano fatte riprese ad altissima risoluzione, ad esempio in 4K, per cui quando c'è un lieve ingrandimento dell'inquadratura non sono percepibili eventuali disturbi di ingrandimento di pixel, eccetera. Ricordiamo che l'inspector, dove troviamo tutti questi parametri, si apre cliccando sul terzo pulsantino in alto a destra nell'interfaccia di Final Cut. Come potete vedere, il risultato è particolarmente suggestivo, poiché viene creato un effetto di aberrazione che colpisce nella sua originalità. Spero che questo vi sia utile e che magari facciate qualche esperimento e che poi mi diciate com'è andata, magari nei commenti sotto a questo video. Vi invito nuovamente a iscrivervi a questo canale, ne sarà valsa ancora di più la pena di aver condiviso questo trucco del mestiere con voi, e per quanto mi riguarda noi ci vediamo al prossimo video.